Amici di Real Team TV e Globus Television, oggi siamo con il maestro Alessandro Valtullini, compositore, direttore d'orchestra. A 25 anni aveva già scritto 20 sinfonie. No, 25 anni un po' Un meno, pochino però meno. comunque dice che è una produzione di 12-13 lavori, Ecco, però sei arrivato a dirigere la Filarmonia Orchestra a Londra. esattamente. Raccontaci un pochino la tua storia, perché c'è da chiacchierare con lui, perché c'è molto Grazie mille, mi materiale. fa molto piacere. Infatti lei è un musicista, quindi è bellissimo discutere con lei di questo. E niente, in breve la mia storia, io ho finito gli studi, diciamo, accademici in conservatorio in Italia e poi volevo comunque gli esami come compositore e direttore. Il mio sogno era quello di un giorno riuscire a partire comunque di dirigere la mia musica sinfonica, anche se sarà un'impresa molto difficile, no? Specialmente all'inizio Certo. della carriera. E però ho avuto, diciamo, molta fortuna e quindi ho lasciato subito l'Italia, il nostro tanto amato paese, che comunque è un po', diciamo, ostile, no? Alla fine, diciamo, ai giovani talenti, Sì, così soprattutto cominciato. con i talenti italiani giovani. Esatto, bruttissimo da dire, ma purtroppo è così. Quindi ho avuto questa meravigliosa esperienza di andare subito all'estero, in Inghilterra, e di bussare, diciamo, le porte delle grandi orchestre sinfoniche mondiali. Quindi alla fine sono passato per la London Philharmonic Orchestra, poi la London Symphony Orchestra, poi la Royal Philharmonic Orchestra e alla fine mi è andata bene, che comunque sono riuscito a ottenere comunque una cosa grandiosa con la Philharmonic Orchestra, solo 25 anni, quindi sembra Sì, essere stata la più perché grande esperienza. hai fatto una prima mondiale, Sì, giusto? esatto, è stato comunque un evento per me storico, irraggiungibile, Che è stato il perché 10 sì, settembre del di qualche anno 2012, fa, esatto, quindi abbiamo giubileo della suonato, regina, tra sì, l'altro. abbiamo suonato circa 3 ore di musica sinfonica, quindi 2 concerti in uno, con una vastissima produzione, con diciamo 9 premiere mondiali. Tutta Di musica scritta tutta da quanta me, da te. e per me è stata la più grande soddisfazione, perché per un giovane artista partire da lì era comunque un sogno della vita, e quindi sto non contento, di più. E adesso piano piano questa musica la stiamo diffondendo in tutto il mondo, anche con la Filarmonia ovviamente. E niente, quindi quello è il traguardo storico più, diciamo, più ambito, l'abbiamo raggiunto. E poi nel 2016 ho vinto il premio Arcadoro come unico Che compositore era il e Torino, no? direttore, Non so. esattamente proprio Torino, quindi lei dall'ambiente ha visto che era timpanista della prestigiosa Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E niente, quindi quella è stata, diciamo, un'altra conferma molto importante per un giovane compositore e direttore d'orchestra. E adesso, finalmente, il 23 maggio, abbiamo questo concerto in programma in Italia, nel nostro amato paese, dove ci sarà un concerto sinfonico con ben 4 premiere mondiali e una premiere nazionale di musica sinfonica mia. Quindi in Italia sarà la prima volta con un evento sinfonico interamente dedicato a un compositore e direttore. E Ecco, quindi per me tornare in no, patria è immagino, stato immagino. Ecco, mi collego a queste cose che hai detto perché volevo chiedere quanto è difficile per te. Io ti do del tu perché, va insomma, benissimo. potresti essere mio figlio, quindi Esatto. quanto è difficile un giovane, diciamo, un giovane compositore, direttore d'orchestra, o quantomeno. Quanto è difficile trovare delle orchestre che suonino la tua musica in Italia? Allora, diciamo che innanzitutto non è difficile solo in Italia, ma è difficile proprio in tutto il mondo, perché veramente a me è andata molto bene, che ho trovato una persona al momento giusto che, bam, è accaduto in me, subito gli sono illuminati gli occhi, ma solitamente non accade proprio così, insomma, è stato molto difficile anche all'estero, specialmente a Londra, dove comunque è considerata un po' la capitale mondiale della musica, no? Per esempio in Germania è impossibile fare nuova musica, cioè le grandi orchestre come Berliner Philharmoniker o le altre, o anche tipo Monaco di Baviera, così suonano musica tradizionale del passato, ma non puntano comunque a un mercato nuovo. Quindi l'unica piazza per me era Londra. Ma l'Italia, diciamo che ci sono dei posti dove è possibile fare delle belle cose, anche se è molto difficile, però comunque credo nell'Italia, in questo paese, comunque che è la culla della cultura, è stata nel passato, e quindi credo in questa filosofia.
che ritornerà alla culla della grande musica. Beh, questo ce lo auguriamo un pochino. Sì, tutti, assolutamente, perché comunque ce n'è bisogno. È un paese dove ha bellissimi teatri, purtroppo non ci sono grandi orchestre sinfoniche, lo sappiamo. L'unica orchestra della RAI è San Cecilia. Beh, è la Filarmonica della Scala, sì, che però fa prettamente lavoro, esatto, di teatro, di esattamente, di opere. Esattamente. Quindi alla fine l'Italia è un paese che può fare grandi cose, sono fiducioso. E adesso vedremo con questo esperimento, vedremo, per la prima volta in Italia. E sono contento, comunque è bello tornare in patria con, diciamo, con la propria musica. Certo. Ecco, l'Inghilterra. Veniamo quindi alla tua musica. Io ho ascoltato delle tue composizioni, su YouTube le trovate, quindi io le ho ascoltate proprio su YouTube. Ecco, la tua musica sembra non avere tempo, cioè sembra quasi che non accetti che il tempo passi. No, non è una critica la mia, assolutamente. Tu come ti poni con i grandi classici del passato? Bellissima domanda, è fantastico sentire questo, che la mia musica non ha tempo. Bellissima, è la prima volta che mi capita. O meglio, tanti me l'hanno proprio detto, che sembra che questa musica, quando molti l'ascoltano, anche i meno esperti del settore ovviamente, anche gente giovane, non ha tempo perché riesce a colpire il pubblico, no? Riesce a avere un effetto immediato sul pubblico, arriva subito, e quindi sembra che magari anche un lavoro complicato sinfonico che dura 20, 25 minuti, 30 minuti, insomma un'intera sinfonia, per il pubblico, anche quello meno esperto, sembra che dura 10 minuti. Certo. Quindi è proprio arriva una domanda, subito, arriva subito. E quindi il mio genere è difficile da dire, diciamo, da catalogarlo immediatamente, però penso che sia comunque un nuovo romantico, insomma, un nuovo, sì, romantico collegato, ovviamente modernizzato, perché giustamente lei è timpanista, io timpani li adoro, in orchestra guai, cioè per me sono quasi uno strumento solista, come si può trovare appunto nella mia ouverture minore. Senza timpani il pezzo perderebbe del 50-60%, quindi i timpani lì sono quasi del tutto solisti. Quindi creo questi effetti, diciamo, effetti nuovi, insomma, che in passato giustamente non c'erano, per un differente utilizzo della strumentazione, anche della forma e della scrittura sinfonica, e quindi ho voluto fare questo genere, ho voluto creare questo percorso come un collegamento con un nuovo mondo. Sì, sì, sì. Ecco, io ti ho fatto questa domanda perché avendo passato una vita, non voglio dire quanto perché sennò, ma una vita veramente a suonare musica classica, a suonare di tutto, dal 500 ai giorni nostri. Vabbè. E generalmente quello che mi è successo nella mia, fra virgolette, carriera, ho conosciuto tanti compositori o giovani compositori o anche compositori affermati però del nostro tempo, chiamiamolo, che non scrivevano come scrivi tu, perché tu hai proprio un modo di scrivere molto classico, ma nel termine bello della, non è una cosa negativa, perché generalmente lasciamo stare la dodecafonia che è superata, queste cose qui, ma i compositori cercano di trovare, facendo sempre molta fatica a trovarli, secondo me, sempre il mio modesto parere, trovare sonorità nuove, incastri nuovi. Io parto dal presupposto che le note sono 7. Ancora pienamente, assolutamente. E quindi la musica è difficile scindere melodia, armonia, da un contesto. Capibile, fra virgolette, no? L'orecchio deve avere un ruolo importante. Ma no? Io, esattamente, io. Quello che arriva al cuore. Concordo pienamente, perché penso semplicemente questo, che la nostra musica, la grande musica, oggi ha bisogno comunque di un pubblico molto maggiore rispetto a quello che c'è stato in passato e che purtroppo ora c'è sempre di meno, no? Quindi, secondo me, la strada giusta è trovare questo, diciamo, un genere molto fruibile anche per il pubblico vasto. Cioè, anche per noi a volte è difficile capire parecchie sinfonie, no? Diciamo, specialmente quelle più complicate, anche per il pubblico esperto è molto difficile comprenderle. Certo. Anche dal mio punto di vista. Quindi io ho optato per questo stile, comunque molto tradizionale, nuovo, con le mie idee ovviamente messe in musica, certo, che può comunque catturare l'audience di un pubblico nuovo.
Quindi secondo me l'unica strada per avere un futuro per la musica è questa, assolutamente, perché l'orecchio ha bisogno di sentire un qualcosa per la quale viene colpito. Ho sentito questo, ah, questo, tac, questo mi ricorda questo, quindi mi rimane. Diciamo che l'orecchio e il cuore ha bisogno della pelle d'occhio, io lo chiamo così. Assolutamente. Qualcosa che ascolti e ti dà emozione. Ma ecco. Secondo me l'ho sentito anche in passato, perché comunque se... Beh, lei è fantastico che è del settore, quindi timpanista, vai. Alla fine, se pensiamo le sinfonie, no? Che comunque spesso vengono suonate, sono circa una quarantina, no? Quelle più, diciamo, dei tuoi più conosciuti, certo, in totale, no? Mahler, no? I sinfonisti, anche quelli moderni, diciamo, quelli che colpiscono di più alla fine il pubblico, come abbiamo detto noi privatamente prima, quanti sono? 5-6, quelle che la fine veramente colpiscono, come il finale di Mahler, del Titano, perché ha un momento comunque glorioso dove timpani, i doppi timpani, no? Sì. I coni così, sì, le tre, Tchaikovsky, quarta, quinta e sesta, esatto. Beethoven, chiaramente, ovvio, il pilastro, e quindi cioè, quello comunque secondo me la, diciamo, la caratteristica principale che fa la differenza della grande musica, insomma, quindi io ho optato per questo genere per, esattamente. Un'altra domanda: quanto ha influito nella tua carriera la giovane età, cioè il fatto di essere arrivato alla ribalta così con la bacchettina in mano, che poi tra l'altro un'altra cosa, se non ho visto male, lui è mancino e dirige con la sinistra. Esattamente. E quello per un musicista a volte, oddio, cosa succede? Però non cambia nulla. No, basta, beh, dirigere bene il tempo. Esatto, in teoria diciamo che dirigere con la destra, per farcela ce la facciamo, però certo, ovviamente siamo molto limitati, visto che comunque io sono un left-handed, come dicono gli inglesi, un mancino, quindi vabbè, comunque io che stai poi servito in forma la fila, moglie non ha avuto problemi assolutamente, certo, a, certo, avermi certo, anche la bacchetta, quindi sì, è insolito, è solo un pochino insolito, ecco. Importante, come diceva Lovin Manzel e anche Riccardo Muti, che ho avuto tante occasioni per discutere insieme, il gesto bello lineare e diciamo concentrato sul battere e non tanto sul levare, giustamente, certo, quello sì, è bello per chi suona, per creare il climax comunque, dove il direttore, nel mio caso appunto compositore e direttore, riesce a trasmettere molto meglio quello che vuole. Veniamo quindi alla domanda, che è quella: quanto ha influito la tua giovane età sul fatto della carriera? Ma credo al 100% tantissimo, perché comunque per me arrivare lì senza mai aver diretto nessuna orchestra, partendo da lì, non era un sogno, secondo me un qualcosa di più. Quindi mi sono trovato davanti a questa filarmonia orchestra, questi giustamente hanno detto questo qui a 25 anni, cioè mi hanno guardato un po' come, sì, simpatico tutto, però adesso lo mettiamo alla prova. Eh certo, adesso invece, sentiamo cos'è. Esatto, invece è stato un enorme successo. Cioè, un grande successo. E appunto abbiamo segnato tantissimi primati. E... ecco, e la Valtellina Opera Omnia? La Valtellina Opera Omnia è il catalogo completo, io lo chiamo Valtellina Opera Omnia giustamente, perché Opera Omnia vuol dire appunto diciamo tutte le opere che in sinfonica, in questo che caso. Che non sarà finita però. Ma secondo me sì. Sì? Cioè, comunque, allora, diciamo che dopo Londra avevo già scritto comunque 4 e mezzo di musica sinfonica e adesso in tutti questi anni comunque sono arrivato a 9 ore e mezzo. Quindi parliamo di 22 opere sinfoniche in totale. Adesso ne sto scrivendo un po' una nuova per la mia fidanzata, che è molto appassionata di musica classica, quindi è già un extra quella, diciamo. Però, che fortuna questa fidanzata! Esatto, no, ci tengo molto, perché lei ci tiene molto a quello che faccio, la mia musica sinfonica, quindi molto appassionata e penso che sia giusto dedicargli comunque un lavoro. Beh, questa è una bella cosa. Molto. Ecco, dischi, futuro, concerti. Ma sì, adesso abbiamo appunto, tornando al discorso dell'Opera Omnia, innanzitutto il primo disco nuovo che faremo appunto qua in Italia, il 23 maggio, dove incideremo queste 4 prime mondiali e questa prima nazionale. C'è un programma di 1 ora e mezzo di musica sinfonica. E poi appunto puntiamo... Ah, che sarà il 23 maggio. A Bergamo. Sì. Sì, questa volta purtroppo non avrò la mia filarmonia orchestra, la mia storica tanto amata filarmonia, ma avremo una filarmonica italiana, comunque un'ottima formazione, diciamo di livello internazionale buono, e dove ci diretteremo a fare questa poi sinfonica mia, assolutamente. Quindi lì faremo un disco appunto, una completa
diciamo, audiovisitazioni delle opere, per cui la gente poi potrà comunque vederle, apprezzare, criticare, anche se qualcuno vorrà giustamente voler criticare. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe, esattamente. Ecco, vogliamo dire dove uno può ascoltare le tue cose, o avrai un sito anche, eccetera. Sì, così. Giustamente, io ho un sito internet mio personale, che è www.alessandroattolini.com, mio personale, dove si trova tutta la mia musica sinfonica con la Filarmonia Orchestra. E poi c'è il mio canale YouTube, ovviamente, dove a breve metteremo in onda dei filmati. Andate ad ascoltare perché rimarrete stupiti da... Oh, grazie mille, poi detto da musicista, da un timpanista che io i timpani li adoro, quindi è un qualcosa di favoloso. E poi la Peronia, appunto, si tratta di questo integrale che prevede circa 9 ore e mezzo comunque di musica sinfonica. E il nostro obiettivo è arrivare in Italia con la Filarmonia, appunto, alla Scala. Abbiamo questo obiettivo. Vabbè. Già d'accordo col ministero. Prima abbiamo lavorato col ministro Franceschini, adesso con il ministro nuovo. E certo. E vediamo di stringere il prima possibile questa operazione, comunque, che è un rilancio, insomma, bene, generale della grande musica sinfonica. Quindi, amici, non ci resta che fare i nostri auguri, i nostri in bocca al lupo, diciamo, per questa carriera, per questo futuro roseo che attenderà il maestro Valtulini. Amici Real Team TV e Globus Television, Alessandro Valtulini. Grazie a tutti. Ciao a tutti.